Ciao a tutti ragazzi, siamo qua con Nino Rovano che è arrivato fra primo e secondo posto, un misto. Un mix, ciao, un perché mix. Perché sono arrivati in finale, lui e un altro ragazzo alla fine hanno diviso, anche se Danilo probabilmente avrebbe vinto lo stesso, però vabbè. Comunque arriva, facciamo che è arrivato primo, ha un torneo cash di 300 euro di oggi, quindi ci sembrava giusto portarvi la sua profile. Cosa hai giocato? Allora, ho giocato quello che secondo me è il mazzo migliore di questo formato, quindi Sword Soul. La lista è la stessa che il nostro compagno di team Antonio ha portato all'ICS Remote che si sta tenendo oggi. La stessa no, cambiano un paio di carte, però la base diciamo è molto simile e a parer mio è la migliore lista che si può montare in questo formato. Ok, vai. Ok, iniziamo con le carte standard che sono gli 11 Sword Soul. Due taglie ormai li considero uno standard perché ormai non c'è nessuno che li gioca a tre, in quanto è lo Sword Soul che vuoi vedere a mid game e potrebbe risultare pesante a tre. I teni, solo 8 teni, sono secondo me il giusto setup. Giochi per questo perché giochi... Giochiamo questo qui perché giochiamo i circoli e invece che le vessel, perché circolo ovviamente è molto molto più forte. Vai. Poi le Entrap, giochiamo con uno scomparto abbastanza standard di Entrap. 9. Le 9 Entrap più forti del meta, secondo me. Veiler, Ash e Impermanence. Ok. Magie, molto standard. 40 carte. 41 carte, molto standard. 3 Emergenza, 3 Desire, 3 Calici. Due circoli, una pick e una blackout. L'unica differenza che se penso tra la mia e la sua lista è che lui gioca due calici. Perché Angelo ha passato l'ultimo turno. Esatto. Vai. Lui gioca due calici e gioca Protoss di me. Non giochiamo pick. Io e Antonio non giochiamo pick. Giusto. Okay. Per il resto la lista Prima è non giocate pick? Simile. Ma non giochiamo pick perché in realtà non è così. Lo vediamo a schiena, compadre, non si sente niente. Non giochiamo pick perché intanto la seconda è inutile perché ti fa briccare, praticamente gioca una carta in meno, per virgolette. Lo attivi solo se riesci a mandare moglie di taglia e comunque devi riuscire a risolvere taglia e poi comunque devi avere ancora un altro Wyrm da rivelare di moglie. E poi da primo non è così risolutiva perché comunque ti serve solo se vuoi fare comunque la full combo, cioè calare il terzo singolo. Ok. E quindi in linea di massimo non è così forte, quindi abbiamo deciso di cattarla. Ok. Preferiamo giocare a 40, infatti Antonio gioca a 40. Ok. Io ho preferito lasciarla perché a parer mio è una carta che a mid game fa la differenza, però parliamo soltanto della prima partita, in quanto la seconda e la terza il 99% delle volte viene desiderata. Ok, andiamo all'extra, molto molto standard. E una cosa volevo dire, che inizialmente giocavamo i target di Maximus. Sì. E dopo vari test ci siamo accorti che fondamentalmente sprecare due slot di extra, che, anzi tre slot di extra, sì, perché giocavamo Mega Nova Ents. Tre slot di extra per una situazione comunque che non avviene sempre è un po' sprecato, e abbiamo dedicato questi slot a dei sincro, comunque sono situazionali ma che ti possono far vincere la partita. Questi qui sono dei sincro 8 standard, che sono due Xiao, due Baxia, un Berserker. Omega è il primo sincro che abbiamo inserito in quegli slot, poi Yazzi come sincro 7 e Chaofeng. Yazzi all'inizio l'avevamo cattato per mettere appunto sempre Dragonova e tutte le sue robe, e l'abbiamo rimesso. Come sincro 10, insostituibili Flare e Cheng, fortissimi. Come Link, 3 Monk. Allora, secondo me chi la gioca 2 è pazzo. Non capisci un cazzo. È veramente fuori di testa. Io 3 per e master, dai. Penso di averli calati, non dico ogni partita 3, ma la maggior parte. Perché veramente lo fai troppo spesso con 8 teni, il numero giusto è 3. A volte neanche 3 bastano.
a volte vorresti avere pure l'altro, vero? Poi Shamana, standard, e Drago Master non tanto standard, ma per me must, perché è veramente fortissimo. Ti auta, diciamo, a game state semplificato, è la carta che fa la differenza. Secondo me a Mirror soprattutto lo risolvi molto spesso, lo fai molte volte a Mirror. Vero. Ok. Vero. Side. La side è, penso, molto standard, tre barriere per il Mirror, per qualsiasi cosa in questo momento. Uccelli. È poco forte. È la carta più forte andando prima, secondo me. Poi tre draw contro Invoked, l'Irilusk vince praticamente da sola. Se tu hai un buon setup e peschi troll, hai vinto. Se lui va primo, peschi troll e giochi con 5 carte, hai quasi vinto. Sì, è forte contro quasi tutti i mazzi del meta, contro Drydron, qualsiasi mazzo. Build up. Poi giochiamo le Heavenly Matched. Allora, fortissime, veramente fortissime, e a maggior ragione contro i control, contro le quali giochiamo sì anche Red Reboot, Spolverino e i Cicloni. E probabilmente avrei voluto giocare le Lightning Storm, però non so ancora quale di queste togliere, perché sono, secondo me, tutte fortissime. Sono più versatili e essenziali. Le ultime due carte di side sono Protoss, che loro giocavano di main, e Order, che è auto win. Nella nostra lista, nella lista mia di Antonio, non giochiamo Spolverino, giochiamo due Lightning al posto delle Heavenly, che ovviamente non giochiamo Protoss di side, che giochiamo di main, e al posto di queste tre giochiamo tre Nibiru. Tre Nibiru. Perché pensiamo sia veramente molto forte contro... È sottovalutata. ...contro Tribilinusk. In Mirror pure è molto molto forte, veramente, Nibiru. Sottovalutata e inaspettata. Sì, esatto, perché... Vabbè, inaspettata no, però a volte sottovalutato, sì. Poi molti comunque non ci giocano attorno, quindi comunque è una carta che fa la differenza. Ok, concludiamo ringraziando comunque i nostri sponsor, che sono... Assolutamente. Card Market, Fantasia. X-Mate Cards, il miglior venditore su Card Market. Passare da lui se vi serve qualche cosa e andare da Fantasia, che con il nostro codice sconto, che è Produce 5, avete il 5% di sconto su tutti quanti i vostri ordini. Troverete il link sicuramente in descrizione. Ciao.